Buongiorno a tutti, innanzitutto. Ringrazio tutti i presenti perché dopo 10 anni, so che dopo quest'annata magari qualcuno, magari meno ci facevamo vedere, magari meno la gente ci sentiva, era meglio, però io non mi sembrava giusto lasciare 2 righe su internet. O ringraziare così perché la gente mi ha sempre, insomma, mi ha sempre rispettato, mi ha trattato. Salutare veramente la gente di Bari come si deve, perché veramente un affetto così, malgrado i momenti difficili, momenti belli, però era veramente doveroso da parte mia farlo, perché ormai Bari, insomma, ci vivo, la mia famiglia adesso sta qua e niente. Qua, per quanto riguarda, sapete, il lavoro, sono tante cose, cioè, non è stato facile, però la società. Insomma, c'è una situazione che, insomma, c'era più o meno bisogno, però la decisione è mia. Tengo a ribadire che la società non mi ha messo nessuna pressione. Il presidente, quale ringrazio veramente perché per me è stato una persona importante, e la decisione è mia. Perché? Perché volevo chiarire anche questo fatto, perché andare senza spiegarvi perché sono andato via. Allora, prima di tutto, dispiace di questa retrocessione a mare, e io ho 32 anni. 32 anni, sono arrivato a un momento chiave, no? Cioè, sto bene, penso che la Serie A la posso fare, e niente. Non continuando a giocare in Serie A in questo momento, bisogna essere realisti, facendo magari un campionato normale di B, si chiudeva per sempre, insomma, un certo livello. Allora ho dovuto decidere, ho dovuto essere freddo e niente, anche dopo una retrocessione amaro ho avuto parecchie richieste e niente, alla fine ho deciso io, ho deciso per il Bologna. E niente, vedremo come andrà, spero che andrà bene. Però era giusto così. Anche durante quest'anno, sinceramente, successe delle cose che sinceramente non mi sono piaciute. Si è preferito, non so, sembrava che si aveva bisogno di chiacchiere, di sentire chiacchiere, invece. Alla fine andavamo la domenica in campo e facevamo ridere. Allora, sinceramente ho sentito parecchie cose che mi hanno fatto male, però ho preferito continuare per la mia strada, perché penso che in 10 anni, nei comportamenti, nella serietà, ho preferito tenere una linea di condotta che era sempre la stessa. Perché secondo me nella vita bisogna essere seri e fare le cose come si deve. E io ci tenevo e ci terrò per sempre questa maglia e penso di averla rispettata fino all'ultimo giorno. Purtroppo. È per quello che
mi è un po' dispiaciuto che dopo 10 anni, dopo aver dato tutto me stesso per questa maglia, per questa società, insomma, perché per la gente che mi vuole bene, era giusto che sia così, non sentire dopo, diciamo, insomma, parecchie agenzie, mi sono sentito veramente lanciare proprio il fango addosso, nessuno ha detto ah, ho detto mi dispiace, ma dopo questo basta. Io sono così, cioè io do rispetto, ma pretendo anche il rispetto. E purtroppo quest'anno non mi è piaciuto, cioè così, purtroppo lo devo dire perché prima di andare via non posso andare via così senza dire niente. Allora è così, quando decido, decido e niente, però non cambia niente nel quello che provo per questa piazza, per questa gente, però è così. Io è così, quando è bianco, quando è nero, non sto in mezzo. Però porterò sempre Bari nel mio cuore. Magari quest'anno, no? Magari l'ho sentito, visto, cioè magari qualcuno si aspettava qualcosa in più da parte mia, a livello, visto il ruolo che avevo, il capitano, magari qualcuno si aspettava qualcosa in più, però l'ho detto prima, io ho una certa condotta e niente, ho sempre, insomma, l'ho sempre detto modo, magari qualcuno non gli è piaciuto, però questo va rispettato perché nel calcio, insomma, le cose vanno bene, vanno male. Però la società sa, abbiamo parlato, io le cose mi piacciono discrete, non devo dire niente a nessuno, io devo pensare a giocare, a fare bene. Dopo le cose nostre devono rimanere tra di noi, però purtroppo è andata male, è giusto che io mi prenda anche le mie colpe, perché essendo il capitano della squadra. E dopo una retrocessione così amara, io mi prendo anche le mie colpe. È giusto che me le assumo e certamente mi dispiace perché questa piazza non meritava una fine, questa fine. E niente, lasciare Bari dopo tutti questi anni, dopo un'annata così, è pesante, no? Mi pesa però purtroppo la vita è così, la vita è questa e penso che, non lo so, vedrò. Adesso mi fa strano perché sto ancora a Bari e non mi sono ancora reso conto bene delle novità, però fra un po' ricomincerò e questa è così. Spero veramente, auguro al Bari veramente una buona ripresa a tutti questi ragazzi che arriveranno, al nuovo mister, al direttore, al presidente, a tutta la piazza di Bari, a tutti i tifosi, il meglio. Perché ve lo meritate e spero veramente di ritrovarvi il più presto possibile in Serie A, sarebbe veramente il più bello augurio che spero che succederà presto.